Allora, parte 2 del video, qui vi spiegherò un po' di roba avanzata di Aaron Black, in particolare cosa fare all'angolo e come rendere la propria pressione più efficace. Innanzitutto la combo base. La combo base è semplice, non c'è molto da imparare perché essenzialmente ci sono diversi starter e tutti portano allo stesso tipo di combo, quindi basta memorizzarne uno per capire come concludere praticamente ogni tipo di combo. Ho messo in alto a sinistra la lista delle mosse che servono e sono in ordine per effettuare la combo. Allora, questo è soltanto uno degli starter per la combo, cioè indietro 3, 2, su 1, ma ce ne sono altri, ovvero qualsiasi stringa possa portare nella polvere. Cioè, dopo aver effettuato la polvere, si può effettuare questo tipo di combo qui. Un attimo. Questa combo qui. Può anche partire da questa. Come vedete sono sempre delle varianti che però portano allo stesso tipo di combo, quindi basta memorizzare questa per saperle tutte essenzialmente, basta sapere da dove parte, ovvero può partire, come ho già detto, dal basso. Dall'alto in polvere, ma non fatelo, poi vi spiegherò. Dall'alto con la sfera di sabbia Armored. E da che altro? Vabbè, da questo, come abbiamo già visto nel precedente video. E basta, questo essenzialmente. Quindi ricordiamo la combo base. Bene. Una volta che avrete padroneggiato questa combo, vi renderete conto che spinge molto l'avversario verso l'angolo. Una volta che avrete l'avversario all'angolo, lo avrete alla vostra mercé praticamente, perché Aaron Black, se c'è una cosa che fa molto molto bene, è la pressione all'angolo. Quindi vediamo un po' quali sono le nostre opzioni una volta che abbiamo messo l'avversario all'angolo. Vi ricordate la stringa che vi ho detto nel precedente video di non cancellare in polvere, perché la polvere è punibile? Bene. Esistono dei modi per utilizzarla, quindi non dobbiamo buttarla via, altrimenti non ve l'avrei segnalata nel precedente video. Uno di tanti modi per utilizzarla può essere quello di terminarla, cioè fare avanti 1, 3, 2. Perché questa dovrebbe essere più o meno salva. Andiamo a controllare. Eccola lì. Beh, non tanto salva in effetti, perché a meno 10, però è piuttosto salva. Comunque meglio di utilizzare la polvere che ha meno 15, se non sbaglio. Però ancora meglio è utilizzare questa mossa qui, utilizzando una barra, può permetterci di fare lo stesso tipo di combo. Però senza rischiare. Ecco, questa è una cosa di cui parlerò presto. Probabilmente su Milena non entra, è una delle robe antipatiche che ha Milena e la sua hitbox. Forse ho scelto il personaggio meno indicato, proviamo a cambiare personaggio. Perché Milena ha delle hitbox un po' particolari per cui certe mosse vanno a vuoto su di lei. Evidentemente quelli di Mortal Kombat hanno imparato bene dalla Capcom come fare le hitbox dei personaggi. Ecco, prendiamo Jason che è abbastanza grande. Dovrebbe entrare tutto su di lui. Questo è il bello della diretta perché non c'è editing in questi video, quindi faccio tutto a braccio, diciamo. Allora, vediamo un po' se funziona. Eccola lì. Allora. La combo all'angolo è leggermente diversa perché ovviamente abbiamo gli stessi starter. Però piuttosto che fare 2-1-1 come a metà schermo, possiamo permetterci di fare 2-1-1-2-2 più presa. Questo perché? Perché a medio schermo 2-1-1-2-2 non possiamo farlo perché va a vuoto.
Ecco, la presa va a vuoto, come vedete. Mentre all'angolo possiamo permettercelo. Ecco qui. Quindi questa è una piccola variazione che si deve fare per la combo. Un altro elemento importante della pressione di Iron Black all'angolo è questa special qui, giù indietro A. Ecco, queste puntine fanno danno del tempo all'avversario, come potete vedere. Quindi, in certi casi, e questo dovete valutarlo voi usando un po' di creatività, piuttosto che finire la combo con questo, per mettere ulteriori pressioni all'avversario che si trova all'angolo, è meglio concludere con questa. Ora vi faccio vedere perché. Allora, supponiamo che siamo entrati in combo. Ecco qui. Adesso abbiamo sacrificato un po' di danno, ma l'avversario prenderà danno nel tempo semplicemente stando nelle puntine. E se si trova all'angolo, ovviamente è costretto a rimanere nelle puntine. Una volta che le abbiamo utilizzate, possiamo pressare l'avversario, che prenderà danni addizionali anche semplicemente parando. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui, come potete vedere, io continuo a pressarlo, guardate quanto danno prende, nonostante stia parando. Quindi possiamo utilizzare questa stringa, che ancora una volta è la migliore, perché permette di fargli tanto danno anche in parata, danno che verrà amplificato appunto dalle puntine. Quindi tutto ciò è devastante e metterà l'avversario in condizioni di voler uscire e quindi di prendere delle decisioni un po' azzardate. Questo per quanto riguarda le puntine. Poi, come vi stavo dicendo, questa mossa qui, se invece di utilizzare la polvere che è punibile, utilizziamo questa, quando andiamo a fare questo tipo di stringa, vi faccio vedere che succede. Allora, andiamo a prendere... sì, sparo di sabbia si chiama, se non sbaglio. Sì, sparo di sabbia. Guardate qui. Vantaggio parata, 7. 7 non è un numero negativo, come potete vedere, il che significa che questo colpo è a più 7, quindi siete voi in vantaggio e di molto quando lo utilizzate e viene parato, perché vantaggio parata è 7. Quindi, in questo modo, invece che scoprirvi facendo così, riuscirete ad avere un discorso salvo, cioè non sarete puniti, ma non solo, sarete in vantaggio, quindi potrete continuare la vostra pressione anche se il colpo verrà parato e l'avversario non ci può fare nulla. Il che è amplificato appunto dal discorso delle puntine. Quindi se ci sono le puntine per terra e voi utilizzate questo tipo di stringa, l'avversario prenderà un danno assurdo anche se sta parando. Guardate qui, c'è un modo per ricaricare l'energia, credo di sì. Barra energia, ah ecco qui, no, infinita forse non si vede. Ah, non ci sono altre opzioni. Bene. Allora, guardate qui. Puntina. Possiamo continuare, che in vantaggio. E sta prendendo tutto questo danno semplicemente parando. Quindi vi rendete conto di quanto sia importante utilizzare le puntine nella vostra offensiva. E utilizzare questo colpo che ha più 7, ricordiamo, per entrare dall'overhead, piuttosto che la polvere. Vi sacrificate una barra di una barra special, non so come si chiamano, una barra di quelle che si trovano in basso a sinistra, però il risultato sarà eccezionale, perché potrete continuare appunto la pressione e non avrete problemi di punibilità. Quindi utilizzate questa stringa, sì, ma utilizzatela con questa. Attenti a utilizzarla dalla distanza giusta, perché come abbiamo visto su certi personaggi va a vuoto, ma se siete troppo vicini andrà a vuoto su molti personaggi, specialmente all'angolo, e come potete vedere fa due colpi. Adesso vediamo se gli tolgo la parata e vi faccio vedere. No, un attimo. Due colpi, potete vedere a sinistra. Quindi se va a segno un solo colpo sarete punibili. Di conseguenza regolatevi con la vostra distanza. Allora, poniamo di riuscire a mettere in combo l'avversario, così, puntine, adesso lui è in parata, continuiamo a pressarlo e abbiamo diversi modi per pressarlo, abbiamo questo overhead che vi ho appena spiegato, il basso, e la command, la presa,
oppure qualsiasi altra stringa vi venga in mente, in particolare questa, che come vedete porta ancora le puntine, fa meno danno, però è anche più salva. Quindi contro avversari a cui non piace parare è bene utilizzare questo tipo di stringa, per esempio se vogliono saltar via. Un'altra particolarità, la stringa che vi ho fatto vedere nel precedente video, cioè 2-1-1-2-2, all'angolo ha delle peculiarità, ovvero, come vi ho già detto, l'avversario può saltare dalla presa, può saltar via, mettiamolo in parata, non posso simulare il fatto che salti via dalla stringa purtroppo perché il training non me lo permette, però ipotizziamo che si aspetti la presa e voglia saltare via. Potete continuare la stringa per evitare che salti, però all'angolo, oltre a continuare la stringa, potete continuarla con questa, con giù avanti 2, perché se l'avversario salterà via, e vediamo di riuscire a simularlo in qualche modo, succederà questo, ovvero che oltre a prendersi parte della stringa perché ha smesso di parare, si prenderà la special finale e quindi subirà altro danno. Oltre ad aggiungiamo le puntine, guardate un po', questo è tutto danno che sta prendendo semplicemente stando sulle puntine e subendo questa special che, come vi ho fatto vedere, fa danno nel tempo. Questa situazione qui, ovvero ogni volta che farete questa combo, la concluderete in presa o nelle puntine, l'avversario si ritroverà nella stessa situazione, cioè di dover parare alto, basso, command ancora una volta, o tutto il resto, insomma. Questo discorso qui, questa situazione che si ripercuote e si ripete su se stessa, in gergo si chiama vortex. Quindi tenetelo a mente perché nei prossimi video, piuttosto che spiegare il concetto come questa volta, utilizzerò direttamente questo linguaggio gergale, diciamo. Credo che sia tutto per quanto riguarda il ROM Black, quindi sperimentate, provate ad applicare questo tipo di pressione e vedrete che comunque avrete molte soddisfazioni a livello di gameplay. Spero vi sia piaciuto, se avete gradito la mia spiegazione potete lasciarmi un like e potete iscrivervi al canale e mi farebbe estremamente piacere. Se avete qualsiasi tipo di domanda o se volete farmi richieste su quale personaggio dovrei trattare subito dopo, scrivetemi nei commenti. Alla prossima!